sera stavo aspettando il tram quando ho sentito una voce che cercava di attirare la mia attenzione. No. Ehi tu, vuoi risparmiare sulla bolletta della luce? Io mi sono voltato, ma non c'era nessuno. Poi ho sentito anche una voce femminile. Guarda che è un'offerta da non perdere. Io mi sono voltato nuovamente e voi non ci crederete, ma era un cartellone pubblicitario parlante. C'erano Riccardo Rossi e Federica Pellegrini che stavano sorridendo e stavano parlando proprio a me. E io ho detto, vabbè, grazie mille, io magari vado a piedi. Il braccio di Rossi è uscito dal cartellone pubblicitario, mi ha afferrato per il cappotto e mi ha detto, Ao, tu non vai da nessuna parte. Mentre Federica Pellegrini ha cominciato a schiaffeggiarmi a stile libero. Io mi sono liberato e sono scappato via. Ma anche tutti gli altri tabelloni pubblicitari si erano animati. Da uno più alto degli altri mi sono caduto addosso delle zucche da 22 kg. Sono riuscito a evitarle e sono finite per sfondare un SUV mimetico parcheggiato in quarta fila sui binari del tram, con dentro un pirla con degli occhiali da sole insieme a una donna. No, un uomo. No, una donna. Vabbè. Svoltato all'angolo, Alessia Marcuzzi, tutta sporca di yogurt, si stava abbassando le mutande. Sono scappato via per evitare il suo prodotto interno lordo e ho imbucato via del mercato. Ho freddo e sono coperta solo dalla lingerie. Mi vuoi scaldare? Come fare a dire di no, Megan Fox, formato 6 metri per 6? Vieni qua, brutto sporcaccione. Come ti chiami? Davide. Vieni che ti mostro tutti i miei tatuaggi. Io mi sono avvicinato, completamente ammagliato. Lei ha aperto le sue grandi braccia e poi mi ha detto: ragazzi, l'ho preso! Mi sono liberato e sono scappato via, evitando uno spread che mi tagliava la strada sopra quota 500. Uno smartphone enorme ha cominciato a lanciarmi addosso le sue applicazioni gratuite. Dalla vetrina di una libreria, 5 romanzi di Fabio Volo, tutti in classifica, si sono scagliati verso di me, ma fortunatamente si sono volatilizzati al contatto con l'aria, facendomi ricordare la definizione in fisica del vuoto che avevo studiato al liceo, ovvero l'assenza di materiale in un volume di volo. L'unico che riusciva a tenermi testa era Cristiano Ronaldo, ma quando ho visto che non ero né un pallone né una bella figa, mi ha lasciato perdere. Sono arrivato a Piazzale Curtusio, stremato, e mi sono appoggiato alla saracinesca dell'edicola, pensando di essere al sicuro. Ma anche le inserzioni dei giornali hanno iniziato a sbraitare 150 mesi di chiamate illimitate verso tua nonna. Ma chi cazzo la chiama mia nonna? 6 mesi di trattamento gratuito contro l'obesità. Gli ho detto, guarda, avrò anche i fianchi un po' larghi e si vede, ma non sono obeso. 4 frecce della segnaletica stradale si sono staccate dai cartelli e mi hanno indicato tutti i fast food compresi nell'arco di 200 metri. Basta! Mi sono svegliato nel mio letto. Un incubo. Io devo smetterla di guardare porta a porta prima di andare a dormire perché non mi fa bene. Mi sono alzato, sono andato in cucina e mi sono preparato un caffè. E mentre lo bevevo ho acceso la radio. Biscotti Usain Bolt, la colazione dell'atleta. Comincia a correre, Davide. Oh Cristo!